Ciao e benvenuti a un nuovo video. Ebbene sì, ci siamo arrivate al calendario dell'avvento di Blissim. Come sempre vi ricordo che ci sono i link qui sotto per avere gli sconti, ma intanto noi apriamo questo meraviglioso calendario dell'avvento che vi dico subito il prezzo prima. Allora, l'ho segnato perché non me lo ricordavo. Sul sito solamente quello francese, su italiano non c'è. C'è su quello francese a 59 euro più 10 euro di spedizione, quindi 69 euro. Anche se dice che ha un valore superiore ai 300. Ma sarà vero? Scopriamolo assieme. Allora, intanto si apre così. Dietro non ha lo spoiler, quindi non so neanche se c'è lo spoiler, sarà dentro. No, ok. Si apre così. Ah, ok, sono tutte caselline. Carine. Eccolo qua e non so dove posizionarlo per poterlo aprire. Se cade qualcosa, ci sta? Lo vedete? Lo vedete o non lo vedete? Lo apro io. Allora, intanto iniziamo ad aprire il calendario, ma se non volete spoiler, qui sotto c'è il minutaggio in cui potete andare adesso in modo che vi darò le mie considerazioni personali, cosa ne penso, se vale la pena, però senza mostrarvi lo spoiler di nessun prodotto, quindi vi rimane la sorpresa. Noi iniziamo ad aprirlo, quindi se siete curiosi di sapere cosa ne penso, ma non volete vederlo, andateci subito. Per tutte le altre, iniziamo. Allora, io inizierei con la casella numero 1, che è pesante. Body Rose Velvet Balancing Day Night Face Fluid, credo che sia un full size. Ok, è un siero. Sento un rumore, però no, ok, si chiude. Partiamo bene con un full size. 50 ml, è un siero. Giorno e notte. Direi bilanciante, bilanciante, si dice bilanciante. Vediamo se ha una parola più. Fluido viso che aiuta le pelli miste a ottenere un incarnato più uniforme. Ok, molto leggero. Proprio va bene. Ok, curiosa di provarlo, molto curiosa di provarlo. Io come sempre tutti gli anni ho sempre dei problemi con i numeri del calendario. Teniamoci le caselline per ricordarlo. Andiamo avanti con la 2. Vedo un gran disastro. Vedo già disastri. Allora, la 2 De Paris, Downtown Paris. Non lo so, non lo so, ragazzi. È questo qui, un marchio che non ho mai sentito. Created in 12° Parigi. È un illuminante. Immagino che sia. Non c'è neanche la quantità. 15 ml, andiamo a vederlo. Sinceramente è un illuminante molto molto delicato, comunque questo qui. Vedete? Davvero molto delicato. Mi aspettavo più illuminante e invece è molto delicato. Effetto antiluce blu. Mi piace, ma non lo capisco. Però attualmente mi piace. Andiamo avanti con la 3, che è qui. E nella 3 abbiamo sempre piccolino. Ecco, sinceramente ne avrei fatto a meno, ma posso capire. Gouache, un marchio di smalti 618 tinted blu. Full size da 8 ml, si chiama Gouache, è un bel blu, ma non è di quei prodotti che uso. Ok, andiamo al 4, per adesso di caselline che mi solo una, ma siamo alla 4. Nuxe Crème Fraîche de Beauté, crema rimpolpante idratante 48 ore, 15 ml, quindi è un travel size piccino. Però è la Nuxe e questa crema è
leggera, adatta anche per la pelle mista sotto il make-up, quindi valida. Valida come crema, restiamo sempre sul siero per la pelle mista, anche la crema ci sta. Piccolino, ma ci sta. Scusa, inizio a sistemare perché sennò. Mamma mia, che casino che farò a fine video, ma voi non vi preoccupate. Andiamo alla 5, che è bella lunga. Garanzia Indux Cure de Baguette. La crème de crème de notte de crema struccante. Viso e occhi con attivi anti-age. Brevettata, crema fondente full size da 120 grammi. Ah, io cercavo di aprirla, invece basta girare il tappo e poi immagino che esca da qua. Ok, comodo anche da struccare. Ha un profumo che mi piace. La crema non lo so, dovrò provarla, dovrò provarla, ma sono curiosa. Andiamo alla 6. Eccola qua, la 6. La 6 con. Oh, piccolini, ma mi piacciono questi. Questo è di Mercy Andy, è il gel mani con cocorico, quindi al cocco. Questi gel per le mani mi piacciono sempre un sacco e se aperto ne approfitto. Sì. Sono profumati, ma allo stesso tempo detergono molto bene. Sarà che io li utilizzavo anche molto prima di quel periodo che c'è stato, perché puliscono il mani, ragazze. Ha un profumo di cocco fantastico. Fantastico. È piccolino, è piccino. È proprio il suo formato questo, ma in borsetta sono fantastici e mi piace. Contentissima che ci sia stato. 7. Era tutta rossa e non la trovavo. Mario Badescu. Allora, è il Lighting Lotion. Questo è la formula è proprio questa, cioè è proprio questa misura. È un trattamento da utilizzare con un cotton fioc per le imperfezioni. Quindi basta aprirlo, è liquido, si mette un cotton fioc perché deve imbeversi un pochino del prodotto e poi dopo si va a applicare sulla imperfezione. E questo l'avevo già provato e sì, aiuta ad farli seccare più velocemente. Non fa miracoli, ma aiuta sicuramente. Mario Badescu è un ottimo marchio. Non arrossa la pelle intorno, non brucia. Valido, a mio avviso, sì. Andiamo alla 8. Sto cercando di accelerare un po' perché sennò questo video, come sempre, viene lunghissimo. Ma nel mentre parlo, io non mi ricordo più che cosa devo cercare. La 8. Sempre sul piccino rimaniamo, eh? Allora, qui abbiamo un Coconut Miracle Oil Moisturizing Hair Care Leave-in e trattamento senza risciacquo della Luxlys, piccolino perché è un 30 ml, con olio di cocco, un trattamento senza risciacquo. Marchio che non conoscevo, piccolino da provare. Da provare, ok, curiosa di provarlo. Servono sempre i trattamenti, soprattutto quando iniziamo con piastre, refon, ed è se valido e non appesantisce, perché no? Noi intanto andiamo alla 9. Ecco, questo, per adesso sto trovando un calendario per testare varie marche e vari prodotti. E qui abbiamo, allora, io non so cosa sia, ma sto adorando la confezione. Sembra una bottiglia con il tappo. Adesso vediamo di capire anche che cos'è. Rose Diamant Eau de Parfum Pailleté con Glitter. Ah sì, non so come farvelo vedere, forse dal fondo. È pieno di glitter. E il profumo?
Buono, adesso non so se si vede, ma l'ho spruzzato qui. Vedete? Ha riempito di glitter. Interessante questa cosa. Interessante, carino per la sera, magari per intorno al collo. Ok, ricordatevi che però lascia i glitter, che però passando così non li lascia. Quindi, ok. Il profumo sa di rosa. Sa proprio di rosa, quindi ci sta. E noi dobbiamo andare alla 10. Si è smontato mezzo calendario, ma andiamo alla 10, che è Corres, che l'ho già sentito come marchio. Shampoo, è uno shampoo con aloe. E di titanio. Cos'è il titanio? Comunque un 40 ml, questo è lo shampoo. Corre, se è un marchio che io ho già sentito. Può essere che l'abbiamo trovato sempre nelle blister box, può essere. Non, che però non ho mai provato, quindi perché no? Proviamolo, sono curiosa di provarlo. Ed se lo shampoo qui è valido, ancora meglio. Sa di erbe, se vi può interessare la profumazione. È un piccolino, penso che con due applicazioni si fa. E 11, eccolo qua, questo è grande, ma dentro c'è una cosina piccola. Embryolisse, Secret de Maquillar, Siero Blush de Peau, crema viso defaticante, con Rose Lumière, illumina, antifatica, 15 ml, paura che sia un travel size. Ma noi andiamo a vederla, anche altro marchio che non conosco, Siero Blush de Peau, è illuminante di pelle. Allora ragazzi, dato che è sigillato, io questo lo lascerei sigillato perché no, no, sono curiosa, andiamo ad aprirlo. È rosa? Aspettate. Aspettate, perché la faccio dei pocci. È rosa, però dà un leggero colore e una volta stesa uniforma. Devo dire che uniforma perché ecco qua, non si vede differenza. Uniforma, non colora. Rose glow. Ok. Ci può piacere. A questo punto però io dovrei fare un momentino pausa per andarmi a togliere un po' di roba. Non vi dico neanche più il marchio delle salviette perché penso che ormai le conosciate tutte. Rimuovono tutto benissimo, dice di essere per peli sensibili, senza profumo, senza parabeni, struccante, occhio alla... No, però rimuove bene. Trucco, mentre sto parlando, sono quelle della Nivea. Quando sono in offerta, ottimo rapporto qualità-prezzo, a mio avviso. E ora andiamo avanti. E con che numero? 12? Oddio. 12. Ok. Mon Savon Neutre al 0%, senza profumo, senza conservanti, senza coloranti. My Neutral Soap Bar. Non sta di niente, è una saponetta. Mi piace molto la confezione. Con gli uomini, quindi asciugamano. È perfetta anche per le pelli più delicate, oppure per i pennelli. Ed adesso decido cosa farne. Ci sta, avrei fatto anche a meno, ma ci sta. Andiamo al 13, che è qua che rotolava, che voleva uscire. Una box così, per un prodottino, così. Ok, però la Roche-Posay. Hyaluron B5, siero occhi, con l'acqua termale, ok. E è piccinissimo, perché credo che sia un 5 ml, però vedo che ha il rollino, quindi... Una piccola size ma fatta bene. La Roche-Posay è un ottimo marchio. Magari un
formato un pochino più grande, però apprezzo lo sforzo di aver messo il roll anche nel piccolino. Andiamo nel 14. Homeodent e la Boiron, siero completo denti e gengive con fluoro ed estratto di piante. Bene, abbiamo anche il dentifricio. Cercavo la quantità, un 20 ml, immagino che sia chiuso, sì. Sinceramente, un dentifricio in un calendario dell'avvento non l'avevo mai visto. Ok, ora le abbiamo davvero viste tutte. 15. We are blushing, Sophie Piumabelle, Creamy Blushing Stick, un blush in stick. Eccolo qua. Bello, che bello, è molto bello. Che delicato, molto bello e molto interessante. Interessante. Allora, voi pensate che sia tutto a posto, ma io mi sono già macchiata. Allora, 15, 16, 16. Furterer Absolu Keratin, una leave-in senza risciacquo alla cheratina, ristrutturate per capelli fragili. Piccola size da 30 ml. Deve capire, è un leave-in, quindi senza risciacquo. Andiamo a vedere se fortifica davvero i capelli. Se è la cheratina, mi sembra un prodotto valido. Ripara quotidianamente. Una nocina di prodotto sui capelli, sulle lunghezze. Ok, sapete che lo proviamo? Lo proviamo e vi farò sapere perché, come dicevo prima, con i capelli, soprattutto quando vanno asciugati molto, visto il periodo ed è che sembra che stia arrivando freddo, perché no? 17. Nel 17 abbiamo Caudalie e credo che sia un full size, 75 ml, maschera Instant Detox, riduce i pori, assorbe il sebo con argilla purificante, caffè e uva, resin uva. Ok, ci stava di risollevarsi un attimo da tutti questi travel. Caudalie, ottimo marchio, per di più full size. Ci sta, finalmente, il 17 si è portato bene. Cosa c'è qua? Ah, è rimasto il primo. E andiamo avanti con il 18, leggerissimo, piccolissimo, Gotta Plum Pit Up, un plumping per le labbra della Be Fresh con acido ialuronico e olio di cocco con scritto I like pina colada. Ok, non sa di niente sinceramente, ma noi lo proveremo e vi faccio sapere. Poi andiamo avanti con 19. Ok, 19 troviamo Mira, Carotte de Caraibe, olio di carotte.
Carotene, perché è un olio per preparare la vostra pelle al sole e illuminare il colorito. Mira. Ok. La quantità è non lo trovo. Sinceramente non lo trovo. Lo troverò. Vedremo. Allora, 20. Siamo quasi arrivati. 20 leggerissima. Beh, allora, nella 20 troviamo 3 mollettine per i capelli. Sinceramente l'avrei fatto a meno, però sono carine. Carine, perché sono dorate, eleganti, ci sta, però vorrei farne anche meno nella 20. Comunque, 21. Sebastian Dark Oil con with jojoba and argan con olio un balsamo conditioner con olio di argan e di jojoba. Basta, un piccolino, 50 ml, profumo di quei prodotti professionali quasi. Ok, andiamo nella 22, anche questo piccolino, ma mi piace. Polar Balsamo Labbra Genuine Lapland Cream, ok. Aspettate, questo è un tinted, quindi è colorato. Andiamo a vedere che cosa è colorato. Direi che è colorata, però mi piacciono perché sono davvero super idratanti. Cavolo, quanto è colorato! Guardate quanto è colorato. Super colorato, però è super idratante. Questo lo mettete anche in borsetta per dare un tocco di colore. Mi piace, non sapevo che lo facessero anche colorato. Ok, l'avrei preferito quasi bianco perché comunque lo potevo applicare tranquillamente durante il giorno. Ma va bene, andiamo con la 23. La 23 è Eyegon Love Stimulation Gel Stimolante. È un gel stimolante. 24, ultima casella. Allora, si è fatto perdonare. Il 24 si è fatto perdonare. Huda Beauty Love Fest è una palette di ombretti full size Huda Beauty. Si è fatta perdonare, ci sono degli opachi molto belli, devo dire. Potevo struccare la mano prima, vabbè. Guardate gli opachi. Andiamo con questo che è un metal, bello, e i glitter. Allora, nei glitter l'unica cosa che devo segnalare è che si sentono davvero molti glitter, però belli. Belli. Bella, una bella palettina. Allora, il finale. Sì, è sicuramente finita. Cioè, scusatemi, i glitter sono questi. Guardate che
Che colori, che luce. Poi magari ci facciamo un bello svoccino da solo. Però ci sta. Allora, io direi a questo punto, sto mettendo senza macchiarmi, sto cercando di non macchiarmi, di andarci a pulire bene a modo e di parlare del calendario. Sono rimasta un attimo perplessa dal 24, sinceramente. Non so cosa dire, non è che sono bacchettona o altre cose, però non me lo sarei aspettato in un calendario dell'avvento beauty. Ecco, sinceramente quello, un calendario dell'avvento tipo, non so, quali altri che fanno, ci sono dei, non so, Amazon non penso che lo faccia più da anni, ma ecco, da loro me lo sarei aspettato, oppure da altri marchi o da Look Fantastic, che comunque vende vibratori o altre cose, ad esempio. Blissin, non me l'aspettavo in questo calendario, ecco, semplicemente quello, non me l'aspettavo in questo calendario, però è che così non ci aspettavamo più niente. Allora, intanto ci siamo puliti ed è quindi andiamo a parlare del prodotto del calendario. Tra 3, 2, 1. Allora, se non volevate spoiler, eccoci qui per la finale. Cosa dire di questo calendario che abbiamo completamente finito? Dunque, ci sono prodotti full size. Altri travel size, non ho trovato campioncini, cosa che ho apprezzato. E tutti i formati hanno almeno un 5 ml, quindi il campioncino, quelli not for sale, ecco, quelli non li ho trovati. È una cosa che mi è piaciuta molto. Alcune caselle più apprezzate, altre meno, anche a gusti personali. Di accessori, se vi interessa, ce n'è solamente una. E anche in questo caso posso dirvelo, c'è uno smalto. Dovreste, potete volerlo sapere nel caso, dunque c'è una casella che mi ha stupito. Non mi aspettavo questo prodotto o un prodotto del genere in un calendario della Blissim, però per il resto va benissimo. Può piacere, può non piacere, può interessare, può non interessare. Comunque non me l'aspettavo in un calendario ed è beauty. Per il resto, niente da dire. Il 24 sì, si è fatto perdonare per le piccole mancanze di tutto il resto. Per me, per il prezzo che ha, quindi 69 euro, perché sarebbe 59 ma c'è la spedizione, 69 euro e effettivamente si possono provare tanti prodotti perché ci sono prodotti beauty, prodotti per il viso, per il corpo pochi, per i capelli un po' adatti a tutte le tipologie di pelle e a tutte le esigenze. Alcuni per me davvero scoperte perché conoscevo il marchio, ma non sapevo che esisteva il prodotto e quindi perché no? Una cosa interessante. È stato un calendario interessante, effettivamente. Se volete le sorprese. Allora, a questo punto del video fatemi sapere voi che cosa ne pensate, fatemi sapere se lo prenderete e soprattutto spero che siate avuto un po' di compagnia, di avervi divertito e se vi è stata utile e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!